Quello che mi hanno detto ve lo racconteremo dopo la pubblicità. Non crederà che 225.000 persone si cacciano così da un giorno all'altro senza un'organizzazione. La pulizia etnica in Kosovo è stata pianificata. Noi sappiamo chi è stato a farla. I nostri servizi di sicurezza hanno fatto un elenco di 800 terroristi kosovaro-albanesi. Sono tutti ex combattenti dell'UCK. Noi pensiamo che l'UCK non è stato sciolto e che questi uomini sono in rete tra di loro, che sono una vera e propria forza militare segreta. E questa forza militare segreta risponde direttamente agli ordini degli attuali capi politici del Kosovo. Certo, questo lo dicono i serbi, che sono parte in causa. Ma leggete cosa dice un rapporto riservato dell'UNMIC, cioè delle Nazioni Unite. Parla del KSHIK, una struttura militare clandestina presente in Kosovo. C'è la carta con le città dove ci sono i comandi di questa struttura militare. Ed ecco come si finanziano: con il traffico di droga, di armi e con l'estorsione. Ci sono addirittura i nomi e i cognomi dei soldati di questo esercito e sono tutti dei gran criminali. Contrabbandano carburante e praticano l'estorsione. Quasi tutti fanno traffico di droga. E qualcuno si è specializzato nel traffico di armi da guerra, di ogni tipo. Tutti questi signori sono membri della struttura militare segreta di cui si parla in questo rapporto. La stessa di cui mi hanno parlato i serbi. Poi c'è l'elenco dei capi di questa organizzazione e i collegamenti politici della struttura militare. Il PDK, il partito di Taci, ex comandante dell'UCK ed oggi primo ministro del Kosovo. Gli stessi referenti politici di cui mi hanno parlato i serbi. Anche a Pristina, in Kosovo, c'era qualcuno che si occupava di queste cose. Non era un serbo, era un giornalista albanese e si chiamava Bardulaj Ajeti. Scriveva per il Botasot, un giornale vicino al partito di Ibrahim Rugova, il leader dei kosovari albanesi moderati che alle armi preferiva i negoziati e che non ha mai approvato la scelta militare dell'UCK. Il giornalista aveva parlato nei suoi articoli della struttura militare segreta e aveva indagato sui rapporti tra ex combattenti dell'UCK e Hashim Thaçi, il primo ministro. Gli hanno sparato in testa il 6 giugno del 2005. Bardulaj Ajeti è stato uno dei miei più grandi amici e senz'altro uno dei più grandi giornalisti che avevamo qui al Botasot, e l'hanno ucciso. E ci manca moltissimo. Io ci ho lavorato per 5 anni di seguito e stavamo qui nella stessa stanza, alla stessa scrivania. Non sa quante volte siamo andati a bussare alla porta della polizia internazionale e gli abbiamo chiesto di trovarli. I killer? I killer, sì. E anche i mandanti, quelli che hanno dato l'ordine? Certo, soprattutto. Ma fino a questo momento non abbiamo avuto Nessuna notizia. Non c'è neanche una persona indagata, niente di niente. Niente. Leggo gli articoli che Bardulaj Ajeti ha scritto negli ultimi 3 mesi prima di essere ucciso. Questo parla di un governo ombra agli ordini di Thaçi e fa i nomi di quelli che lo compongono, tutti ex comandanti dell'UCK. Poi c'è un'incredibile intervista al signor Imer Imeri. Chi è Imer Imeri? Un patriota albanese a cui quelli dell'UCK hanno ucciso il fratello. Eccolo, il professor Aki Imeri. Il fratello di Aki, nell'intervista, dice a Bardulaj che l'UCK aveva costruito in Albania decine di prigioni,
dove venivano torturati e uccisi gli uomini di Rugova. E Taci, l'attuale primo ministro, lo sapeva. Questo è il paese natale di Hashim Taci. E qui vive anche la famiglia Imeri. Aki Imeri, il professore ucciso, lavorava proprio nella scuola del paese di Taci. Ecco, vedete a ricordarlo questa foto. Era appena uscito da scuola e stava facendo questa strada per tornare a casa. Tre uomini con la divisa dell'UCK a volto scoperto, albanesi come lui, lo fermano e lo sequestrano. Il suo cadavere, crivellato di colpi, viene ritrovato solo tre giorni dopo. La famiglia Imeri è distrutta. A casa adesso è rimasto solo il vecchio padre, circondato dalle donne della famiglia. La vedova del professore, con i figli, e la moglie di Imer Imeri, che dopo aver rilasciato l'intervista a Bardulai se n'è dovuto scappare in Germania. Ma a che punto sono le indagini sul sequestro e sulla uccisione del professor Aki Imeri? Non sappiamo nulla. Certo che lo sanno, ma non hanno il coraggio di dirlo. Quelli che oggi comandano sanno bene chi è stato. Mio figlio stava nel partito di Rugova, l'LDK. Aveva appena vinto le elezioni e sarebbe entrato al comune come consigliere e l'hanno rapito lo stesso giorno che aveva vinto. Secondo lei le persone che hanno ucciso suo figlio potrebbero essere del PDK, del partito di Taci? PDK? Sì. Ma è sicuro. Sono stati quelli del PDK. Il partito di Taci? Sì. Lo sa che il giornalista che ha intervistato Imer, suo marito, è stato ucciso anche lui? Sì, Bardulai Aieti, vero? È terribile. Tutti gli oppositori dell'UCK di Taci vengono uccisi? Sì, è come la mafia. Pensi un po' che mio figlio era nella lista nera dei serbi che volevano ucciderlo. È riuscito a salvarsi dai serbi, ma non dagli albanesi del PDK. Questo paese si chiama Gigliane ed è qui che abitava Bardulai Aieti, il giornalista di Botasot ucciso. Questa invece è la casa della famiglia di Bardulai Aieti, la madre, la cognata e il fratello di Bardulai. Vede, io credo che il caso di mio fratello è complicato perché si tratta di un delitto politico. Perché? Mio fratello era un giornalista libero, indipendente e sicuramente a qualcuno non faceva comodo quello che lui scriveva. Ho letto gli articoli di suo fratello.